Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo qui sarà il video dedicato ai prodotti finiti. Finalmente giro questo video perché ho davvero un cucuzzaro di roba da farvi vedere: prodotti per la cura del corpo, capelli, make-up, profumi, cioè tutto un cucuzzaro. Infatti, ho dovuto fare necessariamente questo video perché sennò il mio bagno, nel mio bagno non si poteva più entrare per tutta la roba accumulata. Allora, inizio subito col farvi vedere. Questa è una cura che ha fatto mia sorella ed è un prodotto che mi ha inviato la Labo ed è la Crescina CD44 ed è praticamente per le persone che hanno capelli sfibrati, che perdono molti molti capelli, hanno un cuoio capelluto debole. È una cura a base di fialette e praticamente mia sorella ha tratto beneficio da questa cura qui. L'unica cosa che ha riscontrato è che se la soluzione della fialetta vi va addosso, tipo sulla pelle, si fanno delle chiazze rosse e brucia un pochettino. È un prodotto che, vi ripeto, mia sorella ha amato perché ha davvero dei capelli molto molto fragili, molto deboli. Infatti, pensate, lei non usa, diciamo, gli shampoo normali, utilizza lo shampoo Bella Bioscalin proprio per proteggere e curare i suoi capelli. E perché ha la stessa problematica di mia sorella, cioè, vi consiglia lei, perché non ha voluto fare questo video perché si vergogna, ma sta anche studiando, povera Dia, per l'esame, quindi non. Se no penso che lo faceva, la costringeva a farlo. Mi ha detto che si è trovata bene, ha detto no, è veramente un buon prodotto. L'unica cosa è che se queste fialette vi vanno addosso, vi brucia un pochettino e vi si fanno le chiazze rosse. Questa era la confezione con le varie fialettine. E insomma, questo è quanto. Mia sorella ha detto che funziona, che non sono le solite cazzate che fanno vedere, ma poi fondamentalmente non servono a niente. Io, da brava zampognara quale sono, ho preparato la busta della spesa dove buttare tutte queste robe. Ok, andiamo avanti. Allora, ho finito diversi deodoranti. Allora, ho finito l'Infasil Neutro Extra Delicato, il Borotalco Original, l'Evi che la verità fa un po' schifo ed è un deodorante di merda, del tipo pagato un euro, una roba di queste, anzi è addirittura un profumo per il corpo, ma fa veramente schifo, cioè dopo un poco evapora e buonanotte i suonatori, quindi non ve lo consiglio. E la Dove, comunque tra tutti questi deodoranti qui che mi vedete, ho adorato ovviamente il Dove perché è quello che persiste di più e anche il Borotalco, però dopo un poco la profumazione vi stanca. Cioè veramente, farvi capire quanta roba. Poi, per quanto riguarda le salviettine mille usi, ho finito due confezioni di queste. Sono le salviettine igienizzanti. Ho finito una confezione di questa qui della De Lau che io pago un euro. Sono molto molto pratiche, le porto in borsa. Se ho bisogno di lavarmi le mani o di pulirmi, sono molto molto comode. E anche queste qui della Chicco, sempre pagate un euro, confezione da 72 pezzi. Poi ho terminato il bagnoschiuma Elisir di Cashmere della Bottega Verde, che aveva un profumo davvero fantasmagorico come il profumo. Del resto, ho terminato purtroppo anche il profumo, che vi faccio vedere. Purtroppo era un'edizione limitata e non la ritroverò più, ma davvero aveva una profumazione fantastica. E purtroppo l'ho finito. Non so se lo riproporrà. Se lo riproporrà Bottega Verde, Elisir di Cashmere, me lo devo comprare. Se invece è una profumazione che fa anche in linea permanente, vi prego scrivetemelo qui sotto perché io lo devo riavere questo profumo perché è ottimo. E il bagnoschiuma, la crema corpo che ho ancora, non me ne frega, ma devo riavere il profumo perché è fantastico. Poi ho terminato una confezione di salviettine struccanti della Cotoneve, queste qui
Sono senza alcol, con olio d'argan, latte di mandorla e vitamina E. Le ho già provate queste qui quando stavano in sconto da Acquasapone e devo dire mi ci sono trovata abbastanza bene. Struccano molto molto bene e sono davvero molto valide. L'unica pecca è la quantità del prodotto e il prezzo, perché se non stanno in offerta io non vi consiglio di comprarvele perché ci sono soltanto 10 salviettine all'interno. E per quello che costano non ne vale la pena. Poi, allora, ho finito la mia amata crema al burro di karité della Glenova. Questa crema ha un inci fantastico, costa solo 1 euro e ha anche altre profumazioni. L'ho comprata anche all'olio d'argan. Vi ho postato la foto su Facebook e anche su Instagram perché davvero io adoro queste creme, come potete vedere è terminata. È davvero fantastica. Questo è l'inci. Se me lo metto a fuoco, si vede un cazzo. Ed è un inci totalmente verde. Tiene tipo 3-4 pallini verdi. Non lo dico io, ma lo dice l'applicazione Beautiful sul cellulare, praticamente. E ve la straconsiglio. Per il prezzo che ha, io la trovo. Molte ragazze me l'hanno scritto o dai cinesi o dai negozi tipo di detersivi, insomma, quei negozi cinesi che vendono detersivi o i 99, tutto 99 centesimi. Questi negozietti qui. Poi ho terminato lo struccante bifasico della Fior di Magnolia ed è davvero fantastico, purtroppo non lo potrò ricomprare perché non si trova dai miei supermercati, perché questo qui si compra tipo alla Coop o da qualche altro coso, qualche altro supermercato. Questo me l'ha portato la mia amica Mara ed è davvero fantastico ed è anche da 150 ml, quando solitamente le confezioni di struccante sono da 120 ml, una roba di queste, non mi ricordo. Comunque c'è meno prodotto nelle altre confezioni. Questo qui ha un prezzo inferiore ai classici struccanti della L'Oreal, della Nivea. Adesso sto usando quello di Brochet. Che stavo dicendo? Mi sono scordata. Che facci? Comunque ha molto più prodotto e mi ci sono trovata divinamente, molto molto delicato, non puzza, perché quello che sto usando della Yves Rocher puzzecchia un poco e nulla, purtroppo è finito e Simona non lo può ricomprare più perché da me la Coppo non c'è. Sono rimasta fregata. Comunque davvero ottimo, per chi ha una Coppo nella propria città lo deve assolutamente provare. Poi ho terminato un altro deodorante della Dove ed è il Silky Dry. Io adoro i deodoranti della Dove perché hanno una profumazione che persiste a lungo. Ho terminato questi cosi della Cotton Plus, costano l'ira di Dio, tipo 2,50 euro per dei cosettini d'ovatta. E fanno schifo, quindi non ve li consiglio nella maniera più assoluta, o almeno per come mi trucco io, non struccano un emerito Kaiser. Quindi non li comprate, 2,50 euro per me è un furto. Questi cosi dovevano avere il latte detergente alla mandorla, una roba di queste. Comunque fanno cagare. Io ci mettevo sopra lo struccante bifasico, perché sennò non mi struccava niente. Non è che dici in estate ti fai lo stucco con il fondotinta, in crema, eccetera, eccetera. Neanche la roba in polvere toglieva, cioè robe allucinanti. Quindi bocciatissimo. Ho terminato purtroppo Angel Eudemon Le Secret di Givenchy, è un altro profumo che ho terminato, Metapina, ed è fantasmagorico, anche se io preferisco la fragranza Angel Eudemon perché è ancora più intensa di questa. Però davvero questo profumo è fantasmagorico, ve lo stra consiglio. Costa un pochettino, però è davvero il top. Ho finito uno shampoo. Questo è per, come si dice, per rappresentanza, perché ne ho finito un'altra confezione della Hidden Shooter 2 in 1 Classic. Ha
Amo questo shampoo, è davvero ottimo, veramente è quello che dice la pubblicità. Mi ci sto trovando divinamente perché sto obbligando mio padre a comprarmelo. E quindi è fantastico, davvero fantastico. Lo trovate nelle acque sapone perché mio padre lo trova lì. Lo dovete provare assolutamente. Adesso ne ha preso un altro che ha una fragranza tipo che comunque è buona, tipo la menta, una roba davvero ottima. E all'interno, se non sbaglio, tiene anche il balsamo. O è quell'altro che sto usando che ha il balsamo. Comunque, ne ho finiti due della Classic, sono fantastici. Shampoo più balsamo. Davvero fantastico. Poi, ho terminato la matitina della Wycon. Purtroppo, questa qui era il contorno labbra perfetto, l'ho usata sia per le labbra che per sopracciglia, ha un costo di 4,90 euro, straconsigliata, infatti appena vado al centro commerciale vado da Wycon e me la vado a ricomprare perché è ottima. E poi ho un campioncino della Yves Rocher, profumo Soul Elixir. Un campioncino di questa marca Refresh che mi aveva mandato dei campioni prova, dei prodottini così da provare e non è granché sta cosa, puzzecchia un pochettino ed è una della Ringana, scusatemi, Ringana, Refresh, vabbè. E niente di entusiasmante, anche perché comunque con un campioncino di questo non è che vi potete fare un'idea precisa, e questa dovrebbe essere la crema idratante, sì, l'idroserum, che tanto idratante c'è, cioè, non è, comunque niente di che onestamente. Poi butto questi prodotti perché onestamente fanno schifo ed è il blush della Catrice Cosmetics Cream to Powder Blush. Ed è dell'edizione limitata alla Celtica. Cioè, raga, seppure ve lo voglio mettere per regalarlo a voi, fa schifo. Cioè, che vi do un prodotto che fa cagare. Come potete vedere, questo è il colore. È un peschino, tipo. Beh, mo sull'abbronzatura si vede, ma praticamente, cioè, è inesistente. Vedete? Vi fa la chiazza bianca. Fa schifo. Cioè, semplicemente fa schifo. Soldi buttati. Che se non sbaglio me l'ero ordinato da quella ragazza tedesca. Comunque, raga, fa schifo. Quindi lo butto. E la stessa fine fa questo blush della Essence, il Tribal Summer. Ed è un liquid blush che non ha la consistenza di quello lì della Metal Glam, edizione limitata Metal Glam. Ha questa consistenza proprio silicone allo stato puro. Vedete che schifo. A volta, cioè, guardate, mi ha fatto proprio brutto, 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 non mi piace nella maniera più assoluta. Guardate, non colora un cazzo e fa schifo nella maniera più assoluta, quindi lo butto, onestamente, non mi sento neanche di regalarlo perché è un prodotto pessimo, cioè, veramente pessimo, silicone e petrolati proprio. Sì, infatti al primo posto ci sono, c'è cioè il dimeticone, il ciclopentasiloxane, cioè veramente una merda. Ma poi la resa fa schifo, cioè io non è che vado a vedere il prodotto bio, ma fa veramente cagare, raga, per cortesia. Ecco, mi è caduto pure. E poi ho terminato un campioncino della Bath Cosmetics che è l'Original Mineral Foundation, il beige, medium, perché ho fatto il fondotinta fatto in casa come della ricetta Simona parla cazzo. Allora, ho seguito la ricetta di Federica De Ribruno qui su YouTube dove spiega come fare il fondotinta fatto in casa con la crema idratante e un fondo minerale e quindi ho utilizzato questo campioncino che avevo della Bath Cosmetics semplicemente. E questo è quanto ragazzi, questi sono stati i miei prodotti finiti. Terminato. Io vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!